Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi sono qua tornata con un video life hacks barra trucchetti. Ma mentre il primo video che ho fatto dei life hacks barra trucchetti era per le ragazze, questo sarà per tutte e due, assolutamente sarà invariabile perché sono veramente bellissimi. So che ho pubblicato questo video dei life hacks molto presto rispetto a quell'altro, quindi boh, non lo so, vi potrebbe non piacere. Però, dai, va bene. Cioè, alla fine, vabbè, avete capito, no? Basta. Allora, iniziamo con il video. Però prima, se volete scoprire chi sarà stato in questo video, guardate il video fino alla fine. Io, raga, già vi avviso che mi sono svegliata 2 secondi fa, è mattino, e quindi molto probabilmente sarò un po' avrò dei comportamenti un po' strani. Ragazzi, iniziamo con il primo trucchetto. Avete presente quando vi cade lo smalto, magari vi goccia lo smalto in qualche posto? Però è un mobile e quindi si potrebbe maschiare. Si potrebbe macchiare quando andiamo a toglierlo, se andiamo a toglierlo con il solvente. Beh, ho io un trucchetto per farvelo togliere in 2 secondi, veramente. In realtà in 20 secondi, però veramente molto 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 facile da fare. Potrà prendere semplicemente dello zucchero e metterlo sopra lo smalto prima che si asciughi direttamente lo smalto. Andiamo a mettere sopra questo zucchero. Vedete qua? Si dissolverà, cioè si toglierà facilmente sfregando con la mano nel punto in cui abbiamo preso lo smalto. E lo smalto diventerà come zucchero, guardate qua. Questo è il risultato, io avevo messo proprio lo smalto qua. E questo è il risultato. Il secondo trucchetto è quando abbiamo delle scarpe, no? Sono veramente molto sporche, specificamente quando sono bianche. Invece di comprare prodotti che costano 50 euro per pulire delle scarpe, potremmo andare a utilizzare del semplicissimo dentifricio messo con uno spazzolino e andiamo a sfregare della nostra scarpa. Vi assicuro che funziona veramente e che rimarrà, guarda, veramente una scarpa pulitissima. Provare per credere. Terzo trucchetto è semplicemente questo. Quando, magari questo è per le mamme, più che altro per chi ha una casa e chi ha le chiavi, no? Quando noi andiamo a cercare delle chiavi non le troviamo mai, perché spesso sono tutte uguali, ci sembrano. Ho una soluzione a questo problema, ovvero ci basteranno degli smalti colorati in modo da pitturare le nostre chiavi e lasciarle asciugare. Quarto trucchetto è semplicemente, sapete quando dovete tagliare una cipolla, no? Solamente che veramente fa piangere, ma serio. Allora, vi basterà mettere dell'acqua, riempire la vostra bocca d'acqua, proprio così, e intanto tagliare la cipolla. Vedrete che non uscirà nemmeno una lacrima. Provare per credere, perché io ci ho provato e ha funzionato assolutamente benissimo. Quinto ed ultimo trucchetto è, sapete quando le nostre madri mettono tutte le buste che prendiamo al supermercato dentro un'unica busta, no? E appunto diventano tutte messe male, eccetera. Per evitare questa cosa qua dovremmo andarle a piegare in un modo veramente bellissimo. È super super facile da fare, quindi andiamo a vedere com'è. Questa è la situazione di mia madre.
Ok, è giusto ora che dobbiamo andare a piegarle. Come dico io. Allora, piegare la nostra busta in questo modo. Poi andiamo a prendere un angolino e lo portiamo qua. In questo modo. Poi, ora andiamo a prendere sempre lo stesso coso e lo andiamo a mettere di qua. Poi di qua ancora. Poi di qua. E continuiamo così. Il risultato sarà questo qua. È molto molto, occuperà molto meno spazio e sarà molto più carino da vedere, da prendere una bustina per utilizzarla. Quindi questo è un trucco molto molto facile e bello da fare. Ragazzi, il video si conclude qua. Se vi è piaciuto lasciate tanti pollicioni perché in su, perché all'arrivare a 25 like, no, anzi 25.000 like, no scherzo, non ci arriveremo mai. A 25 like farò il prossimo video live hacks, quindi nulla. Passiamo ai saluti. Allora, saluto Marta Scalici. Un bacio. Da Instagram saluto Sabri trattino basso Aquilino trattino basso 05, un bacio. E infine Lalli 2510 2510. Un bacio a tutte voi. Se anche tu hai salutato il prossimo video, ti basterà commentare qua sotto con mi saluti, mi chiamo e il vostro nome. Sceglierò un po' di voi a caso e vi saluterò nel prossimo video. Quindi è molto molto importante per me che voi mi scriviate qua sotto chi vuole essere salutato, perché se no non posso salutare nessuno. Quindi nulla, l'avete scritto, ora possiamo continuare la mia outro. Oppure semplicemente andare a mettere like su Instagram e io sceglierò un post a caso e vedrò chi ha messo like e a caso saluterò la gente. Quindi nulla, su Instagram mi chiamo Alessia trattino basso Trozzi trattino basso official. Vi apparirà qua nello schermo, ma vi lascio tutti i miei social nella descrizione, quindi andate pure a vedere i miei social. Quindi nulla, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate tanti pollicioni in su e commentate qua sotto con i video che vorreste vedere in questo canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!